Questo esercizio è simile al precedente, un sasso è lanciato dalla terrazza di una casa, va su in verticale, raggiunge il punto di massima altezza e poi cade a terra. La differenza è che anziché lanciarlo noi, lo lanciamo attraverso una molla. La molla all'inizio è lunga 1 metro, lunghezza di riposo, noi la accorciamo fino a 20 cm, quindi la comprimiamo, appoggiamo il sasso o la pallina sopra la molla compressa e poi lasciamo andare la molla. La molla spinge la pallina e le dà la velocità VC che avrà all'inizio una volta che la pallina si sarà staccata dalla molla, nel punto C che rappresenta la molla che di nuovo è tornata alla sua lunghezza di riposo. Gli altri dati del problema sono la massa del sasso 1 kg, l'altezza della terrazza 3 metri e la costante elastica della molla 70 N al metro. C'è da riempire questa tabella che rappresenta le varie forme di energia nelle varie posizioni. Le posizioni sono A, il punto di partenza, C, il punto in cui la molla lascia la pallina, A, C, B, il punto di massima altezza. Vediamo che la tabella rispecchia le posizioni della pallina, A, C, B, F, l'altezza della terrazza, 3 metri, D, il livello del terreno, quindi la pallina a terra, D', la pallina a terra ferma. Stavolta c'è una colonna in più, in quanto l'energia che possiede la pallina può essere cinetica, come prima, cioè legata alla velocità che cambia durante il volo, gravitazionale, c'era anche prima, gravitazionale è legata alla quota della pallina, anche la quota cambia durante il volo, ma adesso c'è anche questa colonna, l'energia elastica, l'energia accumulata dalla molla compressa. Energia potenziale elastica che si aggiunge e quindi nel calcolo dell'energia meccanica dobbiamo sommare l'energia cinetica con tutte le forme di energia potenziale, in questo caso gravitazionale e anche elastica. Cominciamo a riempire la tabella inserendo gli zeri, cioè dove l'energia è zero. Sicuramente l'energia cinetica nel punto più alto è zero, perché lì la pallina per un attimo si ferma. Quindi energia cinetica in B, zero. Sicuramente è zero anche l'energia potenziale gravitazionale a terra, perché lì la pallina sta a livello del terreno. H uguale a 0. Quindi 0 l'energia gravitazionale in D e in D'. In D' è 0 anche l'energia cinetica perché il sasso, dopo essere arrivato a terra con la massima velocità, qui ci sarà la massima energia cinetica, poi rimbalza un po' e si ferma, quindi qui l'energia cinetica è 0, il sasso si è fermato. Poi la pallina parte dal punto A, parte da ferma. Infatti noi l'appoggiamo sulla molla compressa e la lasciamo andare da ferma. Ci penserà la molla a dare la velocità alla pallina, ma parte da ferma, quindi l'energia cinetica in A è 0. Poi andiamo a mettere i valori 0 nell'energia, nella colonna dell'energia elastica. La molla ha energia elastica accumulata soltanto quando è compressa, quindi soltanto in posizione A. Già in posizione C e poi anche in B, F e D la molla non è più compressa e quindi non ha più l'energia potenziale elastica. Ce l'aveva solo in A e la rilascia tutta quanta, mentre la pallina viene spinta da A a C. Quindi oltre C, da C in poi, la molla non ha più energia elastica. Quindi tutti zeri tranne che in A. Ora possiamo calcolare, per esempio, l'energia potenziale gravitazionale in A. MgH, Mg è il peso della pallina, pallina 1 kg, 9,8 N. L'altezza di A è 3,20 m, perché ricordiamo 3 metri la terrazza più 20 cm la molla compressa. Quindi il risultato è 31,4 J. Ecco qua, sempre in A possiamo calcolare l'energia elastica accumulata dalla molla compressa. Ricordiamo la formula dell'energia elastica accumulata da una molla, 1/2 costante elastica della molla per l'allungamento o l'accorciamento al quadrato. Sostituiamo i numeri, 70 N al metro, l'accorciamento in questo caso è di 80 cm perché la molla era lunga 1 metro, l'abbiamo compressa fino a farla diventare 20 cm, l'abbiamo compressa di 80 cm. Quindi segno meno perché è un accorciamento, 0,80 m al quadrato, risultato 22,4 J. Quindi inseriamo 22,4 J energia elastica della molla in A, la sommiamo questo valore con l'energia gravitazionale della pallina, 53,8 J è l'energia meccanica in A. Poi sappiamo anche che durante il volo del sasso e anche durante la spinta della molla non agiscono attriti, quindi si conserva l'energia meccanica.
Ecco perché ho ricopiato 53,8 Joule in tutte queste caselle. Soltanto alla fine, quando il sasso sarà caduto a terra e si sarà fermato, allora l'energia meccanica si sarà trasformata in calore e quindi sarà zero l'energia meccanica.